Vecchio nuova. Vecchia. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano sentito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe.
Gentilmente attenzione, attenzione, dai, liberiamo l'ingresso, liberiamo l'ingresso per piacere. Grazie.
essi presero il corpo di Gesù e rivolsero in mente, insieme con gli uomini, cominciarono a fare il bene per la sepoltura. Ora, nel luogo dove Gesù era stato crocifisso, c'era un giardino, e nel giardino c'era un sepolcro nuovo, nel quale nessuna prova era stato deposto. L'anno 2 deposero Gesù a causa della parascia dei giudei, poiché il sepolcro era vicino. Caro Gesù, ti portano al sepolcro per tumularti. Per te si chiude la scena di questa vita e grazie alla tua morte, volontaria e amorosa, ci apri le porte del paradiso affinché possiamo gustare con te la beatitudine eterna. Purtroppo, a causa di questa inutile guerra e di tanti altri, anche ai confini ucraini, si è chiusa la porta del mondo. Infatti la guerra, frutto di potere e odio, ha deciso che era giusto per loro morire. Chi alla fine ne soffre le conseguenze non sono i capi di Stato, seduti nelle loro poltrone comode e lussuose, ma le povere genti che ogni giorno si alzano per andare a lavorare con lo scopo di dare un futuro agiato ai propri figli. Signore Gesù, ti chiedo di portare con te tutte quelle persone che muoiono ingiustamente nel mondo, perché dopo il dolore della morte con te sperimentino la gioia della beatitudine eterna. Diciamo insieme: Signore Gesù, dona la pace. Signore Gesù, dona la pace. Per tutti i perseguitati e i persecutori preghiamo: Signore Gesù, dona la pace. Perché l'umanità intera impari la via del dialogo e rigetti ogni forma di violenza, preghiamo: Signore Gesù, dona la pace. Perché non chiudiamo mai i nostri occhi di fronte alle sofferenze, preghiamo: Signore Gesù, dona la pace. O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, ricorda dei tuoi beni coloro che si dedicano alla tua lode e al servizio di chi soffre, negli innumerevoli punti di dolore e di guerra sparsi per il mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre del Buon Padre, che le dare del Signore, sia di questa Via Crucis, vogliamo rivolgerci al Padre Celeste con le parole di Papa Francesco. Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica. Abbiamo provato tante volte per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi, tanti momenti di ostilità e di oscurità, tanto sangue versato, tante vite spezzate, tante speranze sempre vive, ma i nostri sforzi
sono sfaticati. Ora, Signore, aiutaci tu, donaci tu la pace, insegnaci tu la pace, guidaci tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire mai più la guerra, ma la guerra tutto è distrutto. Imponi noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore Dio di Abramo e dei profeti, Dio amore che ci ha creati e ci chiama a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace. Donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tienaci, Signore, la fiamma della speranza e compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole, divisione, odio, guerra. Signore, disarma la lingua e le mani, rimuove i tuoi elementi, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre fratello, e lo stile della nostra vita diventi shalom, pace. Amen. E ora troviamo il gruppo della benedizione finale. Questo tempo vissuto nell'accoglimento ci aiuta ancora a vivere l'attesa del sonno. Ci aiuti a spalancare il nostro cuore alla presenza di colui che vince la morte, vince la morte.